Marco Sansoini, la tua prima tripletta in maglia bianca-azzurra, diciamo così, nella partita più sentita per il pubblico pescarese. Sì, sicuramente è un sapore particolare, per me sinceramente è la prima in carriera, devo dire la verità, quindi sono strafelice, contentissimo per la vittoria in questa partita che è considerata derby qui, e soprattutto perché venivamo da due incontri con loro dove venivamo sconfitti, quindi è una grande gioia che abbiamo regalato a noi e ai nostri tifosi. Un Pescara straripante che poteva dilagare ancora di più, e anche tu, il tuo bottino personale poteva essere ancora più congruo. Ti volevi portare non solo il pallone di gioco, ma tutti i palloni dello stadio, come si usa in Inghilterra: dopo una tripletta ci si porta il pallone a casa. Il pallone l'ho preso, infatti. L'ho preso e... però sì, è vero, cioè, ho cercato di fare altri gol perché è giusto che sia così, anche tra virgolette rispetto per l'avversario, giocare comunque sempre al 100%. Da Marco Arscolana c'è qualche recriminazione sia sul tuo primo gol sospetto fuori gioco che poi sull'espulsione che ha un po' incanalato la partita sui binari biancazzurri. Ah, l'espulsione mi dispiace per loro, però era giusta perché è un'entrata veramente brutta. A termini di regolamento ci sta tutto. È vero che era inizio partita e di solito non si espelle, però se andiamo a vedere a termini di regolamento è giusta. Quindi, per quanto mi riguarda il mio gol, non lo so, non l'ho visto. Inizialmente avevo l'impressione forse di stare un po' più in là, però non sono sicuro sinceramente. Marco, 7 gol in 11 partite per te, una posizione che ti calza sempre più a pennello, e anche una rivincita personale contro qualcuno che non credeva più nel capitano. Ma io non ho mai sentito qualcuno che... non me lo sono mai venuti a dire in faccia, non lo so chi non credeva in me. Comunque io non è che faccio le guerre contro nessuno o faccio vendette, io vado avanti nella mia strada cercando di fare quello che mi chiede il mister e cercando di aiutare il gruppo. Terzo posto in classifica, è prestissimo, siamo solo al 22 ottobre, però puntini. Però siamo contenti per ora di stare là, stiamo facendo un buon campionato. Però, come detto, dopo 11 partite è molto presto e c'è da migliorare tanto in tanti aspetti, e quindi niente, ci archiviamo questa partita già da domani e pensiamo alla prossima.